Fuori una selva di trattori, dentro, sugli spalti di un Mandela Forum stracolmo, l'esercito di 10.000 agricoltori arrivati a Firenze da tutta Italia per la manifestazione nazionale di Coldiretti in difesa dell'olio extravergine di oliva. Un vero bagno di folla per il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che a loro si è rivolto con un discorso a braccio di 20 minuti, culminato nell'annuncio della riduzione del carico fiscale per le aziende agricole. La parte di IRPEF agricola che voi pagate sarà cancellata a partire dal 2017. Neanche un accenno al referendum costituzionale del 4 dicembre, e non è un caso, poco prima, con il premier già presente in sala, la dichiarazione di voto a favore del sì da parte del segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo ha innescato qualche applauso e molti fischi. È un referendum che ha un significato, c'è un autobus che passa una volta ogni 40 anni, se noi non saliamo su questo autobus non riusciremo più a riprenderlo perché non passerà più. Su questo io chiudo qua questo mio breve intervento. In platea il ministro Maurizio Martina e il governatore Enrico Rossi, in mezzo a tanti sindaci. Anche a loro gli agricoltori hanno manifestato la preoccupazione per il dilagare di concorrenza sleale e contraffazione. 3 bottiglie su 4, dicono i dati di Coldiretti, sono riempite con olio non italiano. Abbiamo bisogno perché i consumatori possano acquistare consapevolmente loro olio, di avere un'etichetta finalmente chiara, leggibile ed immediata nella comprensione di qual è l'origine dell'olio. Ora gli agricoltori chiedono più controlli e il superamento del segreto sulle aziende di destinazione degli oli di oliva importati. Sono 700.000 le persone che in Toscana nell'ultimo anno si sono vaccinate contro la meningite e adesso la regione ha deciso di prolungare la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco di tipo C fino alla fine del marzo 2017. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi durante la presentazione della campagna Dammi un vaccino, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Meyer, un modo per sensibilizzare i genitori a vaccinare i bambini sotto i 24 mesi, perché anche in Toscana, come a livello nazionale, c'è stato un calo della copertura vaccinale. Il numero del calo delle vaccinazioni ci fa preoccupare, abbiamo ritenuto opportuno fare una campagna informativa invece per raccontare che i vaccini fanno bene, non sono così dannosi e che gli effetti collaterali sono veramente minimi. E la campagna ha questo obiettivo, riportare alta la guardia verso questo importante atto di civiltà che è la vaccinazione verso i bambini. La campagna, finalizzata alla diffusione della corretta informazione sui vaccini ed elaborata con un team di esperti, partirà il 3 ottobre su tutto il territorio regionale con spot audio e video, locandine che verranno affisse anche negli studi dei pediatri. La questione migranti è certamente una delle problematiche più grandi del nostro tempo, un problema di ordine prima di tutto sociale ma anche organizzativo, con il braccio di ferro tra Italia e Europa che finora non ha portato i frutti sperati. Per questo il nostro paese ha messo in campo tutti gli sforzi possibili per gestire le migliaia di profughi che arrivano sulle nostre coste e in particolare la Toscana, con il suo modello di accoglienza diffusa, ha consentito una gestione migliore del problema. Nella catena organizzativa che parte dalle prefetture c'è anche l'anello fondamentale che riguarda le cooperative che in larga parte gestiscono i centri di accoglienza. Un sistema collaudato ma regolamentato da leggi speciali e per questo anche in Toscana la destra va all'attacco di queste cooperative. In particolare lo fa Fratelli d'Italia con il suo consigliere regionale Giovanni Donzelli che ha portato in discussione una legge che regolamenta il rendiconto economico di queste realtà. Noi siamo partiti da un ragionamento semplicissimo. Se una qualsiasi azienda privata riceve dei finanziamenti pubblici per un bando o per un'iniziativa diretta, comunque ha a che fare con fondi pubblici, deve presentare una quantità di documenti infinita. Più o meno questa è l'elenco dei documenti che deve presentare una qualsiasi azienda privata che ha a che fare con il pubblico, di rendicontazione. Se invece una cooperativa che si occupa di immigrati deve solo consegnare l'elenco degli immigrati presenti. Questo evidentemente porta a un business di circa 4 miliardi di euro l'anno in tutta Italia, senza uno scontrino, senza una frattura, senza una pezza d'appoggio di alcun genere. Noi abbiamo fatto una legge che chiede che chi si occupa di immigrati debba rispettare le stesse regole di chi si occupa di qualsiasi altro settore. Scommettiamo che tagliando il business degli immigrati si fermeranno anche i barconi?